Però dal punto di vista dell'utilità complessiva di questo sito ci siamo accorti dal numero di utenti che abbiamo e dal tempo di permanenza sul sito, quindi guardando Google Analytics, che concretamente questa strategia funziona. E sembra dare un vantaggio concreto al territorio nel suo insieme, perché permette di promuovere, come abbiamo intorno, non solo in funzione del museo, ma in funzione del fatto che chi cerca un museo, magari anche qualcuno che vuole visitarlo quel territorio nello specifico. E quindi qui non si trova solo il museo, ma si trova tutti i musei dell'area nel quale quel museo insiste. Si trova, come vedete, una descrizione delle collezioni, oppure si trova delle informazioni specifiche. Si trova delle notizie dal museo, l'offerta dei servizi educativi, quindi ci sono una serie di cosine, vedete, piuttosto interessanti, che ci hanno permesso quindi di scardinare l'approccio da quell'approccio tematico, che però non è completamente soppresso, perché è ovvio che nel momento in cui uno consulta un database, noi proponiamo un approccio che è territoriale attraverso questo sistema di interattività, però uno può anche decidere di fare una navigazione anche tematica, però è una navigazione all'interno di un sito territoriale. Ok? Non è l'unica forma di presentazione e navigazione possibile del patrimonio culturale dei musei. Come vedete, poi gli eventi sono sempre lì e sono aggiornati. Che il dramma è poi fare un sito stratosferico e contenuti non aggiorna mai nessuno e vedi tipo una conferenza del 20 febbraio 2012 che rimane lì, tipo no? Come il transatlantico alla deriva verso l'iceberg. E questa roba qua. Comunque, ovviamente io non solo vi invito a visitarlo, ma anche a schiacciare mi piace sulla nostra pagina di Facebook o sul nostro sito. Ma poi dal sito web si possono anche non solo vedere solo i musei, ma anche tutti gli itinerari territoriali. Quindi riuscire anche a fare oppure i progetti, quelli nuovi, quelli vecchi, progetti speciali, con tutta la possibilità di interagire. Questi sono per esempio tutti i progetti multimediali che abbiamo realizzato negli ultimi anni. E siccome per definizione il progetto multimediale non muore, ha la possibilità di sopravvivere nel tempo, abbiamo costruito anche le condizioni affinché potesse essere visibile nel tempo, quindi anche le cose vecchie. Questo era il nostro vecchio logo. Vedete, questo per me è importantissimo. Scusatemi se insisto su questo dettaglio, però ci tengo veramente, veramente tanto. Vedete che è un contenitore? Io lo chiamavo un po', in modo un po' dispregiativo, il vasino. Però, dal punto di vista concettuale, la Fondazione Musei Senesi era vissuta come un contenitore. Cioè la Fondazione contenitore dei musei. Ecco, a me quest'idea faceva venire veramente, letteralmente, i brividi. Perché per me non era un contenitore, ma era un facilitatore, cioè era una cornice all'interno della quale valorizzare il contenuto. Non era un luogo per contenere, mi dava l'idea dell'acqua stagnante, no? L'acqua stagnante all'interno di un contenitore, diceva un po' strano. Quindi, sempre utilizzando lo stesso studio grafico, abbiamo costruito che cosa? Non gli abbiamo detto che cosa dovesse fare, perché non si fa mai. Abbiamo costruito una disciplinare, mi piace non voglio utilizzare una parola inglese, però abbiamo sostanzialmente costruito il brief, su quello che volevamo che esprimesse il nostro logo a partire dalla nuova mission. E devo dire che l'esito non era male, perché siamo passati dal vasino, quindi dal contenitore, ad un marchio che ci permette di fare che cosa? Di valorizzare i contenuti, perché diventa uno schermo
che poi si attiva con i contenuti, adesso lo vedete molto piccolo, con i contenuti di ogni singola area, per cui il paesaggio dell'area diventa il contenuto, come fosse un monitor che si illumina e prende forma e vita a seconda di quello che inquadra. E sotto Fondazione Musei Senesi vedete che hanno cominciato a spuntare i nomi delle aree. Il logo si va a declinare in funzione di ciascun'area e sotto il nostro marchio a questo punto nasce il marchio della, con due piccoli elementi, una connotazione all'interno di un pieno che diventa vuoto, no? Vuoto in senso positivo, diventa disponibile ad ospitare dell'altro, anche la declinazione dell'area nel quale il marchio viene applicato. Cioè, quindi quando si ha in testa un obiettivo da raggiungere, è anche imprescindibile andare a strutturare gli strumenti che lo rendono possibile. A partire anche da ciò che è immediatamente la sua restituzione immediata, quindi semplicemente un marchio. Quindi questo per darvi un'idea di tutta la questione di Fondazione Musei Senesi anche dal punto di vista dell'immagine e degli strumenti per restituire le cose che vi ho raccontato in forma un po' più strutturata. Abbiamo attivato anche tante strategie, fra le tante, nell'ambito della partecipazione, una strategia di volontariato strutturato tramite il servizio civile regionale che in un anno ci ha portato 32 ragazzi, non due, 32 ragazzi che stanno lavorando direttamente sul territorio e non fanno l'apertura dei musei, non vanno a sostituire il lavoro di chi lavora nei musei, ma vanno a fare una cosa nuova, vanno a definire delle strategie di valorizzazione dei musei sul target dei loro coetanei, che non vanno mediamente al museo, perché sapete che c'è un buco, no? I musei non sono visitati da visitatori che hanno dai 18 ai 30 anni, c'è proprio un buco preciso. Quindi quello che abbiamo costruito è stato un progetto che ci permettesse, attraverso i ragazzi che hanno dai 18 ai 30 anni, di promuovere i musei tra i 18 e i 30 anni. Come? Facendo eventi in collaborazione con associazioni giovanili del territorio che sapessero creare delle dinamiche collaborative fra giovani e musei del territorio. Quindi rendendo disponibile il museo ad ospitare un DJ set, perché no? Ma anche ad ospitare una scuola di danza piuttosto che un'associazione di fotoamatori. Queste sono alcune delle dinamiche collaborative. Questo è il progetto sull'olio che vi raccontavo. E poi dal nostro sito, questo è un progetto collaborativo messo in atto con i ragazzi del servizio civile regionale che hanno il loro logo, si chiamano Museums Angels. Ed è un progetto realizzato in collaborazione con la candidatura di Siena, Capitale Europea della Cultura del 2019. Cioè, ho chiesto ai ragazzi di lavorare a un progetto che permettesse, attraverso il quale fosse possibile raccontare delle storie personali di professionisti entro i 40 anni che avevano inventato qualcosa di nuovo e che provenissero dal territorio. Allora, accanto allo storico dell'arte che borsista di Harvard, che però è di Siena, abbiamo messo la giovane imprenditrice che ha fondato un consorzio per l'utilizzo degli oli domestici usati e combusti in progetti di riutilizzo, più che di riciclo, insomma, di riutilizzo degli oli per la realizzazione di nuovi prodotti. Da quello impegnato nell'ambito delle rinnovabili all'archeologo che lavora per un prestigioso istituto internazionale attraverso progetti innovativi. Quindi abbiamo cercato di utilizzare i musei perché potessero diventare il luogo nel quale raccontare delle storie di successo di giovani imprenditoria o di affermazione nell'ambito della ricerca al di fuori del contesto tradizionale. Quindi il museo diventa il teatro dell'innovazione, no? Ma nessuno di questi parlerà delle collezioni del museo, parlerà d'altro, perché no? Ecco, quindi,
e ognuno ha il suo credito, cioè ognuno di questi signori firma quello che fa. Uno dei presupposti della nostra attività è l'attribuzione dei credits. Chiunque faccia qualcosa per noi viene valorizzato per quello che fa per noi e il suo nome viene riconosciuto sempre, cosa che in Italia non avviene molto spesso. Un'altra cosa fondamentale è che il nostro staff, quando prima del mio arrivo, io ho 4 collaboratori che adoro, sono bravissimi, erano tutti inquadrati con un contratto C1, cioè di Federculture, il contratto nazionale del lavoro Federculture, ma con inquadramento C1. Sia quello che aveva il dottorato che quello che aveva la scuola, il diploma di scuola media superiore, perché così non si fa intorti a nessuno, così si fanno intorti a tutti. Quando sono arrivato ognuno lavorava nella sua stanza. La prima cosa è stata fare colloqui al personale, capire che cosa volessero fare nella vita, capire quali fossero le inclinazioni di ciascuno e modellare l'organizzazione in funzione delle inclinazioni di ciascuno, non modellare l'organizzazione. Le loro inclinazioni in funzione di quelle dell'organizzazione, perché se un'organizzazione come la nostra non si basa sulle competenze, sui desideri, è un'organizzazione spuntata, perché non puoi mettere a fattor comune le conoscenze di coloro che dedicano la maggior parte delle loro ore al lavoro, quindi forse gran parte della loro vita al lavoro, no? E se vengono solo al lavoro senza capire che quello che fanno è a servizio della società per il suo sviluppo o che quello che fanno è molto più vicino al social servant che a quello che sta alle poste e che timbra le cartoline, allora è un problema per tutti. Abbiamo reinquadrato, definito dei percorsi di carriera, reinquadrato le persone in funzione delle loro peculiarità, delle peculiarità del loro curriculum, abbiamo costruito una nuova storia e abbiamo costruito un orizzonte per ciascuno di loro diverso rispetto a quelle che erano le loro caratteristiche. Ognuno di loro firma quello che fa. Io non ambisco a essere sempre sotto la telecamera, come mi è venuto oggi, ma ambisco che ciascuno che fa qualcosa ottenendo dei risultati metta la sua faccia rispetto ai risultati che riuscite ad ottenere, perché è parte di un'organizzazione comune che non si chiama Luigi, ma si chiama Fondazione Musei Senesi. E quindi mediamente cerchiamo di utilizzare il noi piuttosto che l'io. Non è neanche questa retorica, è una cosa nella quale crediamo profondamente e se ci credi funziona. Allora, proprio per l'idea di costruire dei percorsi collettivi, ecco, qui potete scaricare per esempio il programma di questa rassegna regionale che si chiama Amico Museo, sono 15 giorni di eventi, sono 56 eventi per i musei del nostro territorio, in 2 settimane, con la crisi che c'è. Non è una cosa da poco, però radunati in un unico cartellone, scaricabili, ogni fine settimana c'è un comunicato stampa che racconta alla stampa gli eventi del fine settimana, ma di tutto il territorio, area per area. Quindi se uno vuole andare in Chianti ha tutti gli eventi del Chianti, se uno invece ha la macchina e vuole divertirsi ad andare da una parte all'altra ha tutti gli eventi del territorio. Quello che cercavo di farvi vedere prima è un altro progetto invece, non se faccio prima a fare così. È il progetto che stavo raccontando al rettore ed è un progetto leggermente diverso, però già qui capirete la mia ossessione per la corporate identity. Questo è un altro sito, ma come vedete ha una griglia che è del tutto identica al sito istituzionale della Fondazione Musei Senesi. Allora, se io definisco un'immagine corporate che viene declinata sugli allestimenti o sulla segnaletica interna al museo, tanto più dovrò definire un'immagine corporate che si riflette anche nel web, in cui l'identità la porti a casa di chi viene a vedere quello che fai. Il sito che avete visto prima, che è il nostro sito istituzionale, è sia in italiano che in inglese. Quindi abbiamo lavorato per far sì che tutti i prodotti editoriali, anche quelli web, abbiano un impianto comune. Qui stiamo parlando di un ecomuseo digitale che deriva la sua struttura da un percorso di formazione e un percorso di condivisione sul territorio attuato attraverso la costruzione di gruppi di lavoro per mappe di comunità.
so se conoscete questa metodologia, è una metodologia partecipativa attraverso la quale, come tipicamente avviene nell'ambito dell'ecomuseo, si costruiscono dei gruppi di lavoro in cui i cittadini determinano che cosa sia per loro il patrimonio culturale. Può essere un luogo d'affezione, può essere un saper fare, può essere un prodotto tipico, quindi possono essere tante cose anche non istituzionalizzate, però è importante saper ascoltare e saper verificare quello che i cittadini ritengono che debba essere il patrimonio senza imporgli quello che gli esperti ritengono che sia il patrimonio. Abbiamo cercato di ampliare ancora di più questo concetto andando a definire un progetto di schedatura partecipata del patrimonio culturale, un po' sulla scorta di quello che ci diceva e che vi ricordavo Hugues de Varine, no? Che l'ecomuseo è uno strumento per lo sviluppo locale, e uno dei presupposti di ogni ecomuseo è la capacità di conoscere quello che c'è sul territorio, di immateriale e di immateriale. Lui proponeva questi grandi lavori di censimento in cui si potesse andare a censire sostanzialmente il patrimonio. E noi, a partire da questa sua proposta degli anni 70, abbiamo cercato di far interagire i due modelli, quello del censimento a quello delle mappe di comunità, e ne è venuto fuori uno strumento nuovo. Come sapete, ormai avete capito che mi piace sempre trovare dei nuovi innesti, no? Delle nuove possibilità per mettere insieme le cose. E al sistema dell'ecomuseo, al sistema della catalogazione di De Varine, siamo arrivati al sistema della catalogazione partecipata. Abbiamo messo insieme un gruppo di lavoro costituito per lo più da esperti e quasi esclusivamente da persone sotto i 40 anni, archeologi, storici dell'arte, antropologi, storici dell'architettura, storici, naturalisti, attorno ai quali sono stati costruiti dei gruppi di lavoro che hanno coinvolto i cittadini dei territori, che sono stati oggetto di una catalogazione non solo delle insistenze patrimoniali tradizionali, ma anche di tutto quello che è bene culturale immateriale, di tutto ciò che è narrazione. Abbiamo stabilito all'interno del gruppo di lavoro che ci dovesse essere un coordinatore, che abbiamo formalmente incaricato. Con il gruppo di lavoro abbiamo costruito le categorie da censire, le sottocategorie all'interno delle categorie da censire, i beni per ogni sottocategoria e per ogni categoria, e una scheda che fosse il punto di riferimento per l'intera catalogazione. Abbiamo stabilito che il primo progetto dovesse essere su un piccolo comune, e questo comune è stato individuato nel comune di Monticiano. Perché a Monticiano? Perché a Monticiano avevamo un assessore all'ambiente che è poi diventata sindaco, recentemente diventata sindaco l'anno scorso, che è un'antropologa, è una brillantissima antropologa italiana, nota a chi si occupa di questioni inerenti agli ecomusei e ai musei di comunità, che non solo ci ha aiutato nella realizzazione del progetto anche grazie al suo know-how, ma ci ha aiutato anche a reperire le risorse necessarie per dare un budget al progetto. Quindi il progetto ha un budget specifico, budget che è servito a finanziare la catalogazione e finanziare quello che vedete qui, il portale, perché ogni scheda è stata georeferenziata ed è stata posta all'interno del portale. E adesso vediamo come funziona. In più abbiamo deciso che la schedatura partecipata di questo progetto di Ecomuseo di Monticiano, che poi è diventato della Val di Merse, cioè è stato ampliato al distretto di riferimento del comune di Monticiano, almeno quello che abbiamo costruito, non potesse finire con la prima schedatura, ma la prima schedatura ha 150 schede, per cui sto parlando di un numero abbastanza cospicuo di items, poteva essere ampliata anche dal contributo diretto del cittadino, che con una logica wiki può segnalare un punto di interesse da inserire sulla mappa, e quindi può segnalare una scheda, può creare una scheda da sottoporre poi al gruppo di lavoro. Gli schedatori li abbiamo pagati, ovviamente, a scheda. Abbiamo pagati quanto c'era possibile pagarli, ma 40 euro a scheda, lordi,
è stata la cifra che abbiamo concordato poi con l'amministrazione. E il lavoro che è venuto fuori è questo. Ovviamente il visore appare e scompare. Queste sono le categorie, quelle che vedete colorate, la rete non è molto veloce, sono le categorie. All'interno delle categorie stanno adesso ho selezionato la categoria patrimonio culturale materiale. All'interno della categoria patrimonio culturale materiale c'è l'archeologia, le arti visive, l'arte popolare, l'architettura e i fondi documentari. E già da qui vi accorgete che ci sono tante cose insieme. Però se vi apro paesaggio, per esempio, ritrovate la biodiversità, l'antropizzazione, l'agricoltura, la toponomastica, le memorie dei luoghi, ma anche evidentemente la geografia. Del patrimonio culturale immateriale si va dagli eventi, rituali e festivi, alle arti performative, la tradizione orale, la cultura agroalimentare, l'onomastica, quindi il nome dei luoghi, la storia locale, cioè l'onomastica e anche la toponomastica, scusate, la storia locale, la letteratura, l'arte, i personaggi, i mestieri e i saperi, ma poi c'è anche la vita quotidiana, ce l'apre. Con i percorsi ordinari e straordinari, i luoghi di ritrovo, i luoghi di lavoro, il tempo libero, i luoghi di consumo e le pratiche. Poi abbiamo voluto inserire i suoni, gli odori, i sapori, anche qualche categoria un po' più complicata e come vedete qui c'è un errore di sistema perché ce la dà a largo. Ah no, non c'è un errore di sistema, c'è una scala che è molto grande per cui sono solo due i luoghi censiti. Ci sono dei puntatori statici e dei puntatori dinamici. I puntatori dinamici sono quelli che fanno riferimento ai beni diffusi, che non possono. La raccolta dei porcini non può essere esattamente georeferenziata, perché sta all'interno del bosco nel suo insieme. Allora questo puntatore, animato dovrebbe raccontare il fatto che si tratta di un bene diffuso. Le ricerche possono essere fatte sia per cronologia, cioè per categorie, per cronologia e per parole chiave, ma l'esito è abbastanza interessante, per cui io se vado al patrimonio culturale materiale e vado ad archeologia, adesso devo dargli il tempo di caricare, vedete, mi visualizza tutti i puntatori relativi al patrimonio archeologico. Se vado con la freccia su un puntatore, mi dà che cosa c'è su questa scheda, ok, mi fa una preview, io poi clicco sul puntatore e mi apre una scheda di sintesi in cui mi dice che cos'ho all'interno di quel punto di interesse. Ne posso aprire anche due, posso poi confrontare fra di loro. Cosa preferite, la preistoria o la basilica, cioè, o l'abbazia di San Galgano? È un po'. Allora scelgo io, va bene. Scelgo io e scelgo San Galgano. Se vado poi sulla scheda completa di San Galgano, ho il cliché di scheda che è uguale per tutti i punti di interesse e ho la possibilità di saperne di più. Ho una bibliografia di riferimento. Ovviamente abbiamo dato dei limiti nella stesura delle schede, che erano sia di ordine quantitativo, numero di battute, che non dovevano superare un tot, ma anche dei limiti e delle indicazioni in termini di editing, cioè devi usare una lingua comprensibile. Quindi se scrivi niello mi devi dire che cos'è, perché non è fatto ad uso e consumo di te, schedatore, ma è fatto ad uso e consumo del lettore, che può essere anche una persona semplice, che non ha gli strumenti che hai tu. Ad ogni bene è collegata una gallery fotografica che poi è più o meno diffusa, e per ogni bene ci sono ovviamente dei beni correlati, ma anche uno strumento per me particolarmente efficace che è lo strumento del cross-tagging. Allora, adesso vediamolo su qualche cosa di più semplice. Ve lo faccio vedere perché è una cosa alla quale tengo moltissimo. Allora, se io vado. Ovviamente ci sono tutte le istruzioni, uno può andare a vedere come funziona, quello che vi dico io è raccontato dal portale, perché sennò sarebbe eccessivamente complicato.
Allora, se io vado per esempio al patrimonio culturale immateriale e vado agli eventi rituali e festivi, che ne so, vado al martedì di Pasqua a Monticciano, vado a verificare la scheda, quindi non ho solo l'abbazia di San Galgano, ho anche il pellegrinaggio a Camerlata, vedete, ho una piattaforma di coinvolgimento dei cittadini. Che magari non se ne importano tanto di quello che sia San Galgano perché lo sanno che è importante, ma l'idea di vedersi e che qualcosa che è intimamente legato alla loro storia personale, alla loro comunità, sia diventato di importanza tale da poter popolare un database, li fa immediatamente, sollecita immediatamente il loro senso di appartenenza al progetto. Che diventa immediatamente anche loro. Se poi hanno partecipato alla stesura della scheda, lo è ancora di più. Eccoci qua. Allora, ecco, quindi io ho la possibilità di vedere una gallery. Ok? Le foto non è detto che siano professionali, però per esempio io posso mettere in relazione quello che avviene oggi nel presente con quello che avveniva nel passato rispetto alla stessa testimonianza. Diventa anche un modo per rivedersi, ma per ritrovarsi nel presente, non solo una cosa di nostalgia. Nello stesso giorno ci sono le prove di questa pista di cavalli che riproduce quasi esattamente la pista che si costruisce in Piazza del Campo per il Palio di Siena. Quindi tutta una serie di elementi aggregati e allargati. Poi vi dicevo, la cosa che a me appassiona molto è che da abbiamo voluto inserire attorno ad ogni scheda un sistema di cross tagging, per cui io posso vedere appunto la scheda martedì di Pasqua a Monticciano nella categoria degli eventi rituali, ma posso vederli anche in modo diverso, cioè celebrazioni religiose, santi e beati e socialità. Se vado a santi e beati, mi trovo anche le chiese, mi trovo anche gli affreschi, mi trovo anche le processioni, ma mi trovo anche l'edicola votiva. Quindi do un orizzonte, mi trovo anche una compagnia laicale, cioè do un orizzonte al patrimonio che non è più solo quello sclerotizzato delle categorie alle quali sono abituato, ma do un orizzonte anche in termini di industria creativa, nella capacità di leggere quello che mi circonda utilizzando degli strumenti diversi. Allora, questa compagnia laicale è importante perché è determinante nella vita del paese, ne abbiamo fatto una scheda, però siccome è un bene complesso, abbiamo anche deciso di mettere delle testimonianze video o delle testimonianze audio oltre che i beni correlati. E quindi se abbiamo una testimonianza video, adesso non abbiamo gli speaker audio che ci permettono di vederla tutti insieme, però c'è questo signor Carlo Calossi che racconta il suo punto di vista sulla compagnia del Beato Antonio Patrizi, che è questa compagnia laicale, e ne dà una testimonianza personale, che diventa quindi patrimonio collettivo. Ed è un brano di storia vivente. Abbiamo costruito un canale YouTube esclusivamente riservato a questo tipo di schedatura, per cui privato, il cui accesso non è possibile attraverso il circuito tradizionale di YouTube. Però per farvi capire, è un progetto in cui il patrimonio viene visto in modo essenzialmente diverso rispetto a quello che si fa abitualmente e in cui convivono come in natura le cose che vivono in natura, cioè in cui le questioni non sono incapsulate rispetto agli argomenti che ci sono utili per sistematizzarle, ma tornano ad essere disponibili come sono disponibili in natura, ritornano ad essere bene comune disponibile in una sorta di offerta naturale. Siamo noi che in base ai criteri di ricerca affiniamo le possibilità di interagire con quel patrimonio nella sua vastità. Ecco che cosa vuol dire per noi partecipazione in modo, se volete, un pochino più tecnico e un pochino più pratico, perché volevo portarvi un progetto concreto. Voilà. Io a questo punto, visto che abbiamo ancora tre quarti d'ora, passerei un po' la parola a voi, così mi riposo.
passerei a approfondimenti, posso riparlare ovviamente ancora tre quarti d'ora con grande piacere, però passerei magari a verificare con voi eventuali approfondimenti, eventuali riflessioni comuni, eventuali nuove possibilità. Che ne dite? Adesso non vi sto a parlare di tutto, però la cosa che vi chiederei di fare, questo ve lo chiedo come favore personale, perché ci terrei anche ad avere un vostro feedback, magari per email, che vi andiate a scaricare uno strumento per noi molto importante. Come vi dicevo prima, un conto è elaborare un progetto di rilancio, un conto è attuarlo, un conto è monitorarlo, andare a vedere se funziona oppure no, che è quello che abbiamo cercato di fare. Abbiamo cercato di definire un progetto, abbiamo cercato di renderlo azioni e attività concrete, abbiamo cercato di ingegnerizzarlo e farlo diventare operativo e abbiamo poi definito un bilancio di missione triennale disponibile sul web, scaricabile da chiunque in due formati, in un formato dinamico tramite un ebook interattivo che abbiamo autoprodotto formandoci, in cui tutti i grafici sono cliccabili, allargabili, tutto quello che è il contenuto multimediale è completamente a disposizione all'utente, ovviamente gratuitamente. Bisogna solo avere un iPad, quel solo è un po' una barriera d'ingresso, però è, diciamo, la macchina sulla quale abbiamo costruito il sistema e l'ebook, e c'è la possibilità di scaricarlo anche in forma statica attraverso un PDF. Però quello che voglio dirvi è che anche lì abbiamo ibridato due modelli, al bilancio di missione abbiamo incrociato un rapporto di attività triennale e quindi avete la possibilità di vedere tutto quello che è stato fatto sul triennio, sia dal punto di vista delle attività di back-end che delle attività realizzate all'interno dei musei, di front desk, quindi a disposizione dell'utenza. E poi ci trovate tre bilanci. Bilancio ovviamente d'esercizio 2009, 2010, 2011 a confronto con tutti gli economics ufficiali derivanti dal bilancio depositato, quindi dati reali, non i dati edulcorati da me. Abbiamo pubblicato, come vi dicevo, quei famosi 75 indicatori, dividendo la mission in quattro elementi di base e andando a monitorare quei quattro elementi di base in modo sistematico attraverso gli indicatori quantitativi e qualitativi, ma numerici, sul triennio. Abbiamo pubblicato, la follia pura, l'elenco di tutti i fornitori dai quali abbiamo comprato anche una BIC nel triennio, corredandolo al regolamento di acquisto di beni e servizi. Ti presente cosa vuol dire? Vuol dire che lo stiamo facendo in Italia. Quindi si parla tanto di accountability, si parla tanto di trasparenza, si parla tanto di misurabilità. Quando la si fa, vi assicuro che si dà alla propria organizzazione un orizzonte diverso. Questo bilancio di missione lo potete scaricare dal nostro sito. Se non lo trovate immediatamente, andate sul search, scrivete bilancio di missione, vi appare immediatamente la pagina dalla quale lo potete scaricare. Mi farebbe molto piacere se lo consultaste, insomma, per noi è un dato importante. Abbiamo approvato venerdì non abbiamo approvato, scusate, abbiamo presentato venerdì il bilancio d'esercizio 2012. Noi facciamo così di solito, non è che si presenta il bilancio e lo giorno stesso si chiede l'approvazione, per dirvi anche l'approccio che abbiamo rispetto a queste cose. Si presenta il bilancio e si dà 10 giorni ai consiglieri perché lo possano studiare e dopo 10 giorni si arriva all'approvazione se del caso. Se poi ci sono modifiche o precisazioni, abbiamo 10 giorni per poter essere a completa disposizione dei nostri consiglieri d'amministrazione. Calcolate che prima del 2009 facevano tre consigli di amministrazione all'anno, ora facciamo quasi un consiglio di amministrazione ogni 2 mesi, a volte anche più di così, quindi da 3 all'anno a 10 all'anno, più o meno.
i cui verbali sono immediatamente disponibili la seduta successiva, non è che rimangono lì a languire del tempo. E tutto è messo ad tutto quello che noi realizziamo è realizzato solo ed esclusivamente in conseguenza dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Per cui Luigi Di Corato non prende alcuna iniziativa che non sia stata condivisa col Consiglio di Amministrazione, oltre che col Presidente. Ecco, queste cose sono quello che ci rendono un pochino più scandinavi. Però se vogliamo pretendere un mondo che ci piace di più, dobbiamo essere disponibili a costruirlo, no? Grazie. Allora, io verrei alle domande. Vediamo un po'. Questo lo trovate sul sito. Sul sito, sì, sì. Lo trovate. Accendiamo un po' così. Intanto adesso la proiezione ci serve. Oh, così vi vedo anche. Ecco, 8 ore sono tante, ma come vedete poi volano. Vorrei cercare di approfondire nel caso abbiate delle domande o... Prego. Diciamo, prima, durante la pausa, mi accorgo che anche la Puglia ha dei sistemi evoluti. Poi noi incocciamo in alcune problematiche che forse sono legate soprattutto all'accelerazione della spesa e lì si perde tutto il senso, il buon senso con cui eravamo partite le iniziative. Quello che mi piacerebbe capire è come, l'avevo già detto all'inizio, si interconnette questo sistema museale che poi è gestito da una fondazione, poi su questo ti faccio anche altre domande, con gli altri sistemi, cioè la rete proprio di tutti i beni culturali e ambientali che si trovano in Toscana, cioè la rete che abbiamo detto dei teatri, la rete dei castelli, la rete dei centri visita. Noi abbiamo per esempio qui in Puglia le oasi, immagino che ce ne siano naturalmente anche lì. Tu parlavi di una serie di distretti e quindi all'interno del distretto immagino che ci sia poi un'organizzazione per ogni tipo di bene. Cioè volevo capire se invece per i musei c'è stata questa virtuosità perché la fondazione ti permette di raggiungere in questo modo dei livelli di grande integrazione e poi di anche di una velocità, una fruibilità del bene molto più veloce. Ma gli altri che cosa fanno e come si interconnettono con voi? E poi l'altra cosa che mi interessava capire, hai detto che è vero che la fondazione si regge su fondi dei vari soggetti, dei comuni, nonché per due progetti regionali. Se ho capito bene, che si alimentano con i fondi POR, anche questi volevo capire, e se voi avete vinto questi bandi, avete vinto perché avete partecipato a un bando o perché anche in Toscana c'è il principio della negoziazione e quindi in un certo senso con la regione siete andati a negoziare l'affidamento di risorse per la gestione dei musei. Queste cose servono anche a noi un po' perché per capire anche sì, certo. Come noi ci possiamo muovere rispetto a questo nostro sistema in Puglia che è molto delicato, molto, come dicevo appunto, secondo me veramente evoluto, però ancora noi non ce ne siamo appropriati ancora tanto, ti dico la verità, e quindi ci troviamo con i bandi per i musei e però all'interno dei SAC ci sono i musei che possono essere beni da valorizzare. E allora come interconnetti questa metodologia SAC, che è un modello di gestione, con un bando che riguarda la ristrutturazione dei musei? E poi nell'area vasta c'è la possibilità di fare anche ristrutturazioni, tra cui anche i beni diocesani, così via. Cioè c'è tutto un mondo, che un fermento anche... quindi di risorse, cioè un movimento di risorse che però non sono tutte concentrate verso un obiettivo comune, non c'è un ordine, non c'è un coordinamento e non c'è neanche un ordine, perché basterebbe... Allora provo a risponderti alle due domande, che però sono due mondi piuttosto complessi in sé. Allora, il percorso di riorganizzazione di Fondazione Musei Senesi per distretti è un percorso in atto. Pensate che abbiamo approvato il nuovo statuto meno di un mese fa.
Certo che a livello informale alcune consulte territoriali sono già partite, la programmazione con i musei si fa attraverso i moduli di programmazione d'area, quindi alcuni degli elementi di cui abbiamo parlato sono già totalmente operativi. Però vi sto parlando di un progetto che è in divenire. Quindi abbiamo stabilito che il nuovo statuto entrerà in vigore, ci auguriamo, entro la fine di giugno, e che nei mesi di luglio e di agosto, visto che per noi è una stagione piena, non è che si va in vacanza, c'è cioè la stagione del turismo, cominceremo ad attivare in modo ufficiale le prime consulte territoriali. E quindi è lì che andremo ad interagire con gli altri sistemi. Nel frattempo non è che non l'abbiamo fatto, abbiamo stabilito delle strategie di integrazione più legate a percorsi istituzionali. Per esempio, io sono stato nominato nel consiglio di amministrazione del sistema bibliotecario, quindi c'è una integrazione quasi interna, no? Quasi all'interno della governance del sistema bibliotecario c'è un rappresentante diciamo formalmente autorevole, perché è il direttore generale del sistema museale, che credo che sia una cosa molto molto utile. Nel frattempo noi ogni anno facciamo da 4 anni la festa dei musei scientifici, cioè facciamo una festa dedicata ai cittadini all'interno dell'Orto Botanico di Siena, in cui per una giornata una quindicina di musei fanno attività educative gratuite a chi partecipa a questo evento, micro attività ovviamente, perché ogni museo ha un banchetto che è localizzato all'interno del percorso dell'Orto Botanico e lì dentro si fanno delle cose insieme. Quest'anno, per fortificare l'integrazione, abbiamo dedicato un'area della nostra festa al progetto Siena 2019, quindi la candidatura di Siena Capitale Europea della Cultura, e una parte al Corpo Forestale dello Stato, che racconta i progetti di valorizzazione ambientale a protezione delle specie rare o protette contro il commercio illegale di animali, e una parte dedicata proprio al sistema delle riserve naturali, che a quel punto faranno promozione accanto ai musei scientifici, naturalistici e tecnologici. Stiamo costruendo delle dinamiche di partecipazione, però devo ammettere che queste dinamiche di partecipazione avvengono su nostra proposta. Per ora loro non ci invitano a lavorare con loro, siamo piuttosto noi che creiamo le condizioni affinché sia una casa, che Fondazione Musei Senesi sia una casa comune. Ma devo dirlo anche con un po' di, diciamo, di dispiacere, per ora è monodirezionale, perché purtroppo ognuno tende a conservare il proprio orticello. Anche da noi non è che siamo la terra promessa, siamo la Toscana, che è il paese che ha inventato il campanilismo. Quindi anche se facciamo tantissima concertazione, anche se siamo riusciti a fare tante cose insieme, anche se siamo riusciti a individuare, definire e costruire un percorso secondo me molto complesso e anche piuttosto evoluto come questo, tanto rimane ancora da fare. Ma io sono abbastanza fiducioso, insomma, perché è la natura stessa delle condizioni ambientali che ti costringeranno a fare quello che noi, fortunatamente, partendo molto per tempo, abbiamo costruito. Noi abbiamo un vantaggio, che siamo stati predittivi e siamo riusciti a costruire le condizioni per il cambiamento molto prima di essere costretti a farlo. Invece la domanda sulla Regione è che la Regione definisce tutti gli anni un bando a valere sul piano integrato della cultura, che è questo piano che va a finanziare le attività culturali regionali, che guarda caso per quest'anno per la prima volta premiava i sistemi museali e premiava i progetti d'area. Quindi sono piuttosto orgoglioso nel dire che forse il nostro percorso di riorganizzazione è stato anticipatore e anche un po' orientato, se non altro è entrato un po' nel DNA. Non voglio arrivare a dire che abbia orientato nessuno, però in qualche modo è stato qualcosa col quale qualcuno ha cominciato ad orientarsi in modo diverso, insomma, ha cominciato a vedere che esistevano anche altri stimoli. Noi stiamo, come vi dicevo e come sapete, leggendo i giornali quotidianamente, attraversando una fase di grande difficoltà nel territorio. Non abbiamo più un contributo annuale dalla Banca Monte dei Paschi,
ma abbiamo però fortunatamente ancora un contributo per le sponsorizzazioni, che però è IVATO, che però è altra cosa rispetto a un contributo annuale sul quale puoi contare. La sponsorizzazione quest'anno ce l'hai, forse l'anno prossimo non ce l'avrai, però è diverso, insomma, che un contributo strutturato. Rischiamo di non avere il contributo della provincia. La banca dava 150.000 euro a bimestre, 75.000 euro all'anno sull'attività di gestione ordinaria. Quindi 100.000 euro li danno i comuni nelle quote e non tutti pagano. Perché c'è sempre qualcuno che non ha la possibilità di farlo, tra l'altro oggi con la spending review e con il patto di stabilità. Quindi teoricamente 100.000 euro all'anno di quote dei comuni, 40.000 euro di quote annue della provincia fanno 140. Avevamo 75.000 euro dalla banca e farebbero 215, 10.000 euro dalla Camera di Commercio e fanno 225. Il nostro fabbisogno annuo è di circa 440.000 euro, 430.000 euro per 4 unità di personale e un dirigente, più un contratto, un co-co-co. Quindi costiamo molto poco in realtà per le dimensioni della nostra attività. E all'appello ne mancano diversi, perché adesso abbiamo 100.000 euro di quota della provincia, 75.000 euro di quota di sponsorizzazione della banca, della quale devi decurtare l'IVA, che è del 22% fra poco, e le tasse ovviamente, perché i contributi di sponsorizzazione sono tassati. Abbiamo 10.000 euro dalla Camera di Commercio, forse non avremo nulla dalla provincia per la riduzione dei trasferimenti. Non ci sono più i bandi FMPS. Quindi abbiamo avviato un percorso di concertazione con la regione toscana nella speranza di preservare un'eccellenza del territorio regionale come la Fondazione Musei Senesi. Spero sia un'eccellenza, comunque diciamo un istituto che cerca di lavorare con criteri di qualità e in modo un po' più evoluto rispetto a quello che abitualmente accade, e quindi in questo momento abbiamo bisogno di aiuto. Però l'aiuto che andremo a richiedere sarà sulla base di un business plan. Per cui non chiediamo un contributo alla regione, chiediamo di intervenire come business angel all'interno di una dinamica industriale di Fondazione Musei Senesi, sulla scorta di un business plan, che è un po' diverso, che dice un amico che fa l'assessore gli chiede 200.000, no, è un'altra cosa. C'è un business plan, c'è la richiesta di intervenire in un'azienda in crisi, perché è all'interno di un comparto in crisi, ma alla scorta di un piano industriale. Questo è l'orizzonte della contrattazione diretta. Per il resto lavoriamo sui bandi e la regione finanzia progetti, cofinanzia progetti al 75, 80, 70 a seconda degli anni, quindi devi comunque garantire il 30 o il 20. Siamo stati fortunati perché siamo riusciti a vincere un bando Arcus, l'ultimo che è stato fatto, che ci ha portato 500.000 euro per la realizzazione di nuovi investimenti, perché la Regione Toscana non finanzia investimenti né in restauro di beni né in apertura di nuovi musei, anzi disincentiva gli investimenti. Finanzia semmai progetti di valorizzazione, ma non finanzia affatto progetti strutturali di investimento. Basta. Ci sono quasi 500 musei in Toscana, il 10% del totale. Quindi forse da noi il problema è magari chiuderne qualcuno che non ha grande, dobbiamo dircelo, no? Che non ha grande ragione di esistere, perché è stato fatto sulla scorta delle risorse che erano a disposizione qualche anno fa e sulla scorta del desiderio di un sindaco che la mattina si alza e dice voglio un museo anche da me, così magari vicino alle elezioni. Altre? Scusate, io sono molto diretto, per cui non voglio offendere nessuno, ma mi prendo anche la responsabilità di quello che dico anche in streaming, quindi... Da un punto di vista organizzativo, la fondazione quindi ha nei componenti del CDA la nomina da parte di ogni ente
ogni ente ha un componente di amministrazione, quindi va uno a uno? O... No, non va uno a uno, perché sennò sarebbe impossibile. Infatti, questo volevo capire. Abbiamo due organi, abbiamo anzi tre organi istituzionali importanti, quattro con i revisori, però il presidente, il consiglio di indirizzo, che è un po' l'assemblea dei soci, l'assemblea dei partecipanti, dove c'è un membro per ciascuna componente, e un consiglio di gestione, che è il consiglio d'amministrazione, che ha nove componenti. Nominati dal consiglio di indirizzo. Sostanzialmente su indicazione degli enti nominanti. Gli enti nominanti sono la provincia di Siena, che è il fondatore e che con il nuovo statuto di esprimerà il presidente, il comune di Siena, l'Università degli Studi di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi, la Banca Monte dei Paschi, le due diocesi nominano un rappresentante, due rappresentanti nominati dai comuni, quindi uno dal comune di Siena e due da tutti gli altri comuni. Questa è la nuova composizione del consiglio, prima era diversa da così, e un rappresentante nominato da regione Toscana, che non è detto che deciderà di nominarlo. Abbiamo anche una clausola che dice che se uno di questi non nomina, il consiglio di indirizzo poi ha la possibilità di nominare un altro soggetto. Cosa vuol dire? Prima com'era la composizione di questo consiglio? Tre della provincia, uno della banca, uno della fondazione MPS, uno della Camera di Commercio, cioè scusatemi, uno dell'università, uno per i comuni, uno per la diocesi, mi manca uno? Comunque sempre nove. Insomma, sempre nove. Però tre della provincia, abbiamo spostato l'asse dalla provincia ai comuni, ben prima della soppressione delle province, nell'idea che la provincia esprima il presidente in quanto fondatore, ma i musei sono dei comuni e quindi il peso dei comuni è importante, comune di Siena e più altri due dei comuni partecipanti. Quindi comunque si raggiunge sempre il numero legale durante... Il numero legale si raggiunge sempre perché chiediamo a loro quali sono le date che ritengono opportune. No, perché non pensavo fosse più numeroso... Non è mai capitato che una seduta di consiglio d'amministrazione fosse imposta al presidente. Anzi, diciamo che i primi due anni stabilivamo all'inizio dell'anno le date di tutti i consigli che avremmo fatto. A gennaio... tutto l'anno, in modo che uno a quel punto si teneva libero. E vi assicuro che quando abbiamo abolito il gettone di presenza, non è diminuita la presenza dei consiglieri, anzi si è rafforzata. Perché? Perché il progetto è condiviso dal consiglio di amministrazione, che è coinvolto su tutte le decisioni. Non è un consiglio di amministrazione di tergicristalli che alzano la mano quando azioni la leva posta vicino al volante. È un consiglio di amministrazione di persone che possono esprimere in totale libertà il loro punto di vista. Vi assicuro che è un valore, perché le persone espresse dagli enti nominanti sono persone di grande valore. Non è che è stato messo lì uno perché sono state scelte persone competenti da parte degli enti nominanti, e quindi il vantaggio che abbiamo è che sono tutte persone che sanno quello che dicono e sanno di che cosa si tratta. Insomma, rispetto a quello che ci siamo detti, ma molto rapidamente, riguardo alla progettazione, dicevate che ovviamente è una cosa fondamentale per trovare poi risorse, però allo stesso tempo dicevi c'è una volontà di coinvolgere quanto più possibile tutti, partendo quindi diciamo ciò che vi dà la forza è il fatto di avere già costruito una rete di partner, quindi quella che ci facevi vedere prima, e quindi di essere già pronti nel momento in cui ci sono i bandi eccetera, perché se questa cosa poi va condivisa con le varie istituzioni, musei, soggetti del territorio, cioè a volte i tempi sono molto della presentazione dei progetti, no? Sono molto più rapidi poi di quelli che sono, certo, i processi decisionali condivisi, certo, in maniera ma la nostra evoluzione io la vedo nella concertazione territoriale d'area. E sono pronto anche a pensare che la Fondazione Musei Senesi possa avere anche una geometria variabile. Ci potranno essere dei territori che
che avranno progetti più qualificati e territori che avranno progetti meno qualificati, territori in cui avranno, che avranno soggetti più coinvolti, territori che avranno soggetti meno coinvolti. Perché? Perché l'orizzonte è quello della sostenibilità. È evidente che il nostro obiettivo sarà quello di cercare di dare degli standard condivisi anche alla partecipazione, fare in modo che tutti partecipino e quindi incentivare chi non partecipa. Però bisogna, nel momento in cui si ha credo il coraggio di costruire un'organizzazione che non è più top down ma che inizia ad essere bottom up, lo si fa nel bene e nel male. Io credo moltissimo nell'interazione con i territori, credo moltissimo nel rapporto con le imprese, col terzo settore, con l'associazionismo, con tutti coloro che possono dare valore dal territorio. Perché credo tantissimo che, come sapete, il museo possa essere non più solo museo, ma patrimonio culturale in logica MAB, e quindi qualche cosa che si riconnetta ai contesti di provenienza del patrimonio, quindi al territorio messo insieme. Io lì vedo l'economicità del progetto, anche nell'interazione col progetto degli ecomusei. Fra un anno ogni area avrà un ecomuseo digitale. In questo momento è in atto un'attività di schedatura che ci porterà alla realizzazione in un anno e mezzo di qualche migliaio di schede. Che per ora è un progetto solo di valorizzazione, cioè non ha altre finalità? Per ora. Nel frattempo stiamo lavorando per aprire un e-commerce di prodotti artigianali di alta gamma legati ai saper fare del territorio. Mi piacerebbe aprire un'azione di consulting per le imprese, per spiegare alle imprese come possono utilizzare il patrimonio culturale a vantaggio del prodotto. Quindi fare in modo che questa architettura, questi utensili siano poi concretamente utilizzabili nell'impatto pratico della vita quotidiana. E non è una chimera, perché in Francia lo fanno da tanti anni, lo fanno anche alcuni in Italia molto bene. Farlo sulla scorta di un'area così vasta non è facile. E far capire qual è il vantaggio che gli operatori economici possono avere da tutto questo è difficilissimo. Perché, per esempio, abbiamo il Consorzio del Vino Nobile Montepulciano, con il quale lavoriamo benissimo, abbiamo iniziato un progetto con la Fondazione Tutela del Chianti Classico, che non è andato affatto bene. E che è lì. Abbiamo iniziato a collaborare con il Consorzio della Vernaccia di San Gimignano. Le anteprime di presentazione dell'annata avvengono all'interno di uno dei musei di San Gimignano, per cui per noi è un elemento di grandissimo orgoglio. Però non è la cosa più semplice del mondo. La cosa che però io credo è che all'interno del distretto si possono, e solo all'interno del distretto, si possono andare a determinare quelle economie necessarie al suo funzionamento. Perché se adesso non esiste più la grande banca o il grande gruppo bancario nazionale che decide di investire sul suo territorio, esistono ancora le banche più piccole. In Chianti esiste la Banca del Chianti. In Val di Chiana esiste la BCC della Val di Chiana. Esiste Banca Sciano, che è una banca della BCC, una banca di credito cooperativo dell'area delle Crete Senesi. Allora, gli orizzonti di convenienza economica vanno trovati all'interno del territorio, così come le partnership che rendono possibile e sostenibile il progetto nel tempo. Così come le attività educative. Cioè, sostanzialmente io credo che sia lì la possibilità di dare un orizzonte di sviluppo a base culturale. Rende il progetto ancora più complesso. Però perché non sia un carrozzone che produce 400.000 euro all'anno di costi di gestione e che non dà nulla al territorio, bisogna avere il coraggio di andare a vedere dove serve, dove servono i beni culturali e se vale la pena, in base ai risultati che riesce a portare, di trovare 400.000 euro per mantenere questo ambaradan. E secondo me la convenienza economica si dà lì dove sono immediatamente percepibili gli impatti. Ci sono altre domande? Prego. A presto, grazie. No, volevo solo chiedere se i servizi educativi dei musei, che fanno parte ovviamente del sistema, ma ovviamente anche dei comuni che fanno parte della fondazione,
sono esternalizzati totalmente oppure c'è un contributo anche della, della fondazione per la gestione di queste attività? Allora, i servizi educativi vengono erogati dai musei. Quando sono arrivato nel 2009 la fondazione Musei Senesi erogava, pensate, servizi educativi centralizzati che andavano in concorrenza con quelli erogati dai musei. Quelli erogati dalla fondazione erano gratuiti, quelli erogati dai musei erano a pagamento. Abbiamo immediatamente interrotto, non chiedetemi, io non c'ero, sono arrivato dopo. Quello che abbiamo fatto nella nostra gestione è stato interrompere questo ciclo e sostenere i servizi educativi erogati dai musei, sia economicamente sia con percorsi di formazione degli operatori. Ovvio che abbiamo comunque continuato ad erogare una serie di attività con quel progetto di cui vi parlavo prima, che si chiama Restituzione, che avevano però dei target molto specifici: l'associazionismo e il pubblico degli adulti. Però non è che l'abbiamo erogati noi poi le attività, abbiamo comprato dei pacchetti di attività dai soggetti che gestiscono i musei, che li hanno realizzate per conto nostro sotto la nostra supervisione, per esempio qualora fosse l'acquisto di attività educative. Quindi abbiamo sempre dato incarico alle cooperative di gestione del museo perché facessero per noi le attività, che poi ovviamente non solo ci rendicontavano, ma sulle quali dovevano produrre anche un report per sapere come erano andate e che cosa avevano prodotto. Noi lì possiamo dare dei drive, possiamo andare a stabilire quali sono i contenuti che devono avere, quali sono i target, che devono avere tre momenti: uno di preparazione della visita, uno di visita in loco, uno di monitoraggio dei risultati, che possono essere che devono essere realizzate secondo alcuni principi di base. Però più di là, soprattutto se dai dei servizi in concessione, non puoi andare, perché sennò andresti ad influenzare l'erogazione di un servizio a pagamento di un'attività economica che l'impresa eroga per il nome e per conto del museo. Certo che far abituare il territorio, che prima ha avuto fino a ieri servizi gratuiti, a servizi a pagamento in un momento di congiuntura economica negativa non è facile, significa che stai ribaltando i costi complessivi dell'operazione sul cittadino e non è sempre accettabile. La concessione a terzi per quanto riguarda, che ne so, i servizi al pubblico per tot musei, cioè voi date solo delle linee guida, diciamo? No, in realtà nell'ambito delle Crete Senesi noi abbiamo anche la direzione dei lavori della concessione. Adesso stiamo aspettando a giorni, l'affidamento sarà definitivo, siamo stati in affidamento provvisorio, adesso sta diventando l'affidamento definitivo. Quello che farà la Fondazione Musei Senesi sarà fare il bando per il direttore d'area, che sarà un dipendente della Fondazione Musei Senesi, i cui costi saranno finanziati dall'area, però, quindi con un meccanismo di incrocio. Cambierà il paradigma, saranno le amministrazioni che finanzieranno il loro direttore d'area, il cui incarico verrà dato dalla Fondazione Musei Senesi. A quel punto vedremo cosa accadrà. Perché? Perché la direzione dei lavori la faremo noi sul contratto di concessione. La stiamo facendo noi. In questo momento sono io direttore vicario anche dei musei delle Crete Senesi, cosa che non è che mi faccia così tanto piacere, perché il mio ruolo è altro. Lo sto facendo, diciamo, in un momento di interregno, di cambio di gestione. Siete stanchi quanto me? Allora, grazie. Ringraziamo lei per il suo contributo, grazie mille, veramente. Grazie a voi, spero vi sia stato utile, che vi sia utile. Il prossimo incontro sarà col dottor Danilo Santoro il 27 maggio, sempre qui nella stessa aula. Ok? Danilo, sei tu, vuoi dire qualcosa in particolare? Vabbè.